Ciao ragazzi, io sono Pietro di Musical Box. Oggi vi parlo di DPA 4099. DPA 4099 è questo microfonino che vedete uscire dalla pancia di questa Martin Streetmaster. Perché acquistare un 4099? Ci sono vari fattori che fanno del 4099 un microfono meraviglioso. Innanzitutto è un microfono a condensatore supercardioide. Voi sapete che il microfono a condensatore è un microfono molto molto sensibile, ma anche molto pericoloso in applicazioni dal vivo o studio, nel senso, tanta è la sua sensibilità che può ritorcersi contro noi che registriamo, nel senso. E quando si ha un microfono a condensatore cardioide o omnidirezionale, si ha la ripresa di tutto quello che è l'agente anche esterno, quindi una stanza non trattata, un palco molto rumoroso, sarebbe un incubo registrare uno strumento con un condensatore omnidirezionale, specialmente in un contesto molto rumoroso. Questo piccolino qui, avendo una figura polare supercardioide, ci permette di riprendere solo ed esclusivamente lo strumento verso il quale è puntato la fonte sonora, escludendo in gran parte quelli che sono i rumori degli agenti esterni di disturbo durante la registrazione. Questo quindi è una sua carta, un suo asso. Poi il 4099, di molto interessante, ha che è un microfono che non è studiato solo per uno strumento. Quindi voi, quando acquistate il 4099, vi mettete in tasca realmente un microfono che può essere adattato a una marea di strumenti. Questo grazie alle clip. Le clip hanno tutti dei codici. Questo non ricordo il codice, ma è la clip per chitarra acustica, ok? Poi abbiamo la clip per fisarmonica, abbiamo la clip per pianoforte, abbiamo la clip per violino, la clip per violoncello, la clip per contrabbasso, insomma una marea di clip acquistabili separatamente che vi permette di tenere il vostro, diciamo, corpo microfono e adattarlo su diversi strumenti. Quindi realmente si va ad acquistare potenzialmente un microfono che posso adattare su tutti gli strumenti, o quasi tutti. Nella fattispecie, perché acquistarlo per chitarra? Beh, perché magari acquisto uno strumento su cui non voglio intervenire con un'amplificazione invasiva. Per esempio questa bellissima Martin viene venduta senza il sistema d'amplificazione integrato. Allora io cosa posso fare? Posso comprarne uno a parte da apporre all'interno della cassa acustica, oppure studiare una soluzione di questo genere qui. Adesso vi faccio sentire anche come suona. Questa soluzione qua mi permette di metterlo e toglierlo a mio piacimento senza scavare, senza bucare, senza tirare fili, senza una serie di cose che magari sono piuttosto scomode o addirittura invasive sullo strumento. Vi faccio sentire un po' come suona questo microfono e vi saluto. DPA 4099 a Musical Box. Io sono Pietro. Ciao.